Siamo in onda? Sì, perfetto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti a questo spettacolo ormai settimanale della nostra spettacolare, spettacolosa e spettacolante, in quanto participio presente della nostra attività, di rassegna stampa. Rassegna stampa, ricordiamo, non di cose fittizie, false, di basso grado, eccetera, ma un tipo di informazione, quella che facciamo noi, di cui mi vanto e ci vantiamo tutti, dalla redazione alla schiavitù, in cui parliamo del gossip. Io sono il vostro amatissimo Pier Giovanni Cavaliere, detto anche la voce fuori dal coro. Ormai mi hanno così denominato dal momento che le mie capacità oratorie molto spesso fuoriescono dal mio personaggio e mi inglobano totalmente. Infatti parlo senza senso. Oggi sarò alla co-conduzione con Gentile Felice, anche lui amatissimo collega, ma un po' meno di me, che però non vedo e no, niente. Mi avvisano dalla regia che Gentile Felice, detto il brigatista, oggi non sarà presente. Vabbè, gli facciamo tantissimi auguri e compreremo un po' di agrumi per lui, carissimo, gentile Felice. Perfetto, allora noi, sì, stavo guardando un attimo se stava andando tutto correttamente, però dalla regia non mi danno ulteriori problemi, allora io posso continuare con la mia rassegna. Però, poco prima di iniziare con la lettura dei nostri meravigliosi giornali, volevo un attimo soffermarmi sui commenti. Allora, è ormai ineluttabile che siamo la trasmissione più seguita in Italia e all'estero. Tantissime persone ormai partecipano, frequentano corsi di lingua per imparare l'italiano soltanto per ascoltarci. E di questo siamo fieri, orgogliosi, ma non troppo, perché non bisogna mai montarsi la testa. Abbiamo ricevuto qualcosa come 740 milioni di commenti positivi per la nostra trasmissione, e questi sono numeri assolutamente veri e verificati. Quello che invece abbiamo ricevuto sono un paio di commenti negativi, che definirli negativi è un eufemismo, in cui praticamente ci criticano di, come si può dire, di carente serietà. Io ve li leggo, nonostante farò molta fatica a terminare questo commento, questi commenti, perché li ritengo offensivi, però siccome bisogna dar spazio a tutti, procediamo, noi dimostriamo la nostra eterna superiorità, però così non è giusto. Primo commento, non leggo neanche il nome perché sennò tenderei subito mi verrebbe la tendenza a diffamarlo immediatamente, che mi scrive: quello che divulgate è ridicolo. Non rispecchia la realtà, ma ne astrae uno dei suoi aspetti più grotteschi e superficiali, attribuendogli un peso che non merita. Questo signore Federico deve ricordarsi le buone maniere, perché così non si scrive, il messaggio non è neanche in italiano, ci sono un sacco di errori grammaticali, come avete sentito anche dalla mia lettura, e non si capisce assolutamente quello che vuole dire. È come se io guardassi il sole e dicessi che è freddo, no? No, non ci capiamo, il sole è caldo e siamo d'accordo tutti. Quello che facciamo noi è di una serietà insostituibile. Facciamo un vero e proprio lavoro che comporta una certa funzionalità anche sociale. Me ne voglio vantare e continuo a farlo. Quindi basta, ho dedicato anche troppo tempo a questo commento. Continuiamo invece con l'altro, che non ho mai ascoltato tante sciocchezze in così poco tempo. Dovreste occuparvi di cose più serie, come la scienza o i problemi sociali. Ecco qua, ho appena detto, noi abbiamo una funzionalità sociale e veniamo criticati di non toccare i problemi sociali. Tutte le persone di cui noi leggiamo in questa rassegna, ricordiamoci sempre che sono persone vive, reali e che raccontano storie vere della loro vita. E dobbiamo soltanto portare rispetto. Quindi direi di abbandonare questo
momento abbastanza triste. Se non avessi dei tempi televisivi da rispettare, farei tranquillamente un minuto di silenzio per l'ignoranza che ormai ci sta attanagliando tutti. Bene, continuiamo. Iniziamo da cosa? Iniziamo da Gente, il giornale ormai è di punta della nostra rubrica. Guerra in Ucraina, la strategia di Putin dopo l'attacco a Kiev sui civili. Quindi Gente ha in mano, mi pare di capire, i disegni, i fogli di battaglia praticamente di vari generali russi. Quindi se volete conoscere le strategie di Putin andate pure su Gente, all'interno troverete tutti i documenti strategici per l'appunto. Vivere meglio con i consigli per risparmiare sul gas a momento critico per le aziende, per le persone, i privati, eccetera, eccetera. I prezzi stanno aumentando, come ormai sappiamo tutti, ma tanto ci interessa relativamente perché oltre a essere affascinati di gossip, siamo anche tutti ricchissimi, quindi che li aumentino, è il mio augurio. Arisa, sono pronta per avere un figlio, anche da sola. Quindi è più una minaccia che una dichiarazione quella di Arisa. Intervista e foto esclusive. Altro esclusivo, vediamo sulla parte sinistra, Anna Falchi e Walter Rodino. Un nuovo amore che va a gonfie vele. Vedete, prima sorridono e poi limonano. Quindi viva l'amore, viva queste due persone qui. Loretta Goggi, basta tristezza, ora inizia un'altra fase della mia vita. Anche qua, sorride, tutti sorridono, ridiamo, ridiamo tutti. Mi faccio anche una bella risata. Solo su Gente, Marta Flavi, voglio spogliarmi dei cliché da perfettina. Di perfettina. Niente, scusatemi, la mia eterosessualità è per un momento venuta a mancare. Andiamo pure avanti. Novella 2000, vediamo anche qua due persone. Uno sorride un po' di più, l'altra accenna un ghigno. Adesso capiremo di cosa si tratta. Paola Barale, schierata con Marco Bellavia, con l'ex contro il bullismo. Ah sì, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, alla faccia che non trattiamo i temi, i contenuti sociali, ne abbiamo parlato e come, però abbiamo visto come Marco Bellavia, a seconda del giornale, sorrideva o era triste. E questo, secondo me, spiega già tutti i suoi problemi, legati anche a quello che poi è accaduto nel Grande Fratello. Poi vediamo qui il Presidente del Senato con la moglie Laura De Cicco. Qui ne abbiamo Ignazio Benito Maria La Russa, Presidente del Senato. Ignazio, un uomo che ama la famiglia e il suo paese. Ricordiamoci, un paese e una famiglia. E aggiungerei un Dio. L'ho detto, ho fatto una tristissima apologia. Per chi non l'ha capito, io non mi schiero politicamente perché la politica è una cosa bassa, molto bassa. Quindi la mia ironia. Dopo il caso Totti, Noemi, cosa vuol dire davvero ti amo? Del professor Stefano Zecchi. Lei penso che sia Noemi, lui chiaramente Totti, quindi questo è il professor Stefano Zecchi. Luigi Di Maio, l'uomo che decretò la sua caduta. Vittorio Feltri utilizza Novella 2000 come se fosse un giornale di politica e attualità, cose abbastanza basse, direi che sono notizie che un po' esulano da quelle che sono le cose veramente importanti e serie della vita. Continuiamo, Kim Rossi Stuart, il film Ricordando mio padre di Silvana Palazzo. Quindi il padre di Silvana Palazzo sarà ricordato da Kim Rossi Stuart, nomi sfila per l'amico suicida di Pierluigi Gaudio. Anche qui, quindi diventano importanti questi fatti in cui le star sfilano o comunque elogiano, lodano gli amici defunti dei vari giornalisti. Continuando, andiamo pure avanti. Oggi il settimanale degli italiani. Anche qui una donna che no, non è un sorriso, mi sono sbagliato. Questo non è assolutamente un sorriso. Michela Ramazzotti, 31 film tra cui uno Galeotto, tutta la vita davanti nel 2007. Quindi un film Galeotto. Io, donna in amore, con il marito Paolo Virzì, i due figli, naturalmente. Ci tengono a precisare che non sono nati in provetta. E poi il cinema è la musa di Caravaggio, Scamarcio e ha girato il suo primo film da regista. Rimpianti non aver studiato poco. Ah, aver studiato poco a scuola. Io direi che questo non è assolutamente un rimpianto, ma un pregio, visto che guarda dove sei arrivata, cara Michela Ramazzotti. Re Carlo, tutti gli uomini del suo staff, più una donna. Bene,
di Deborah a Mary. So cacchio dire, gioventù alcolica, cominciando presto, anche a 12 anni, una generazione che si sta perdendo in un bicchiere. Questa immagine meravigliosa dell'alcol, del bicchiere, dell'ottimismo e del negativismo cosmico di Alessandro Penna. Quindi possiamo vedere come i giovani, no, con la metafora che sono alcolizzati, in verità, sono più pessimisti di una volta. Teleton, produrremo farmaci per malattie rare di cui nessuno si cura. Perfetto, quindi Teleton fa una cosa, fossi stato loro l'avrei detto con altre parole, perché detta così sembra che parlino di malattie, che non frega un cazzo a nessuno. Padre Pio, l'ultima intervista al medico che l'ha assistito e ha ricevuto un miracolo. Iniziare le frasi, i periodi con una congiunzione è sempre un po' strano, però lo accettiamo. Gente di Ucraina tornando nelle città devastate dai russi. E vabbè, e anche qua scambiano l'alta gossip con la bassa attualità. E dico bassa perché è infima e non perché è triste. Chi? Totti e Noemi, primo weekend di coppia a Monte Carlo, tutte le immagini. Quindi andiamo subito a vedere le immagini. Non mi vogliono comprare. Dalla redazione i giornali mi dicono che devo arrangiarmi e devo spendere io i. Non ho idea di quanto costi. 4 euro? No, in Portogallo, a Lussemburgo 5,50. Vabbè, insomma, non te li tirano dietro. Tommaso Trussardi, con una M, può essere? Confermate, confermo, non si sa. Hanno messo degli occhialetti da sole alle bambine, tirati fuori da uno scarsissimo WhatsApp, e c'è un dolce enorme di cioccolato. Mamma mia, che golosità! Di nuovo insieme con amore. Elisabetta Gregoraci, fuga romantica a Firenze, a casa di Giulio. Madonna, che six pack che ha fatto Elisabetta Gregoraci, avete capito? Giulio, quindi complimenti, ottimi allenamenti. Stefania Orlando, la fine del mio matrimonio è un nuovo inizio. Come possiamo vedere, è già vestita per il nuovo inizio. Erodia Iannone, il primo bacio in pubblico a Madrid. Quindi chiedo alla redazione Madrid che mi confermino che Elodie e Iannone si sono baciati in pubblico, perché poi se riescono a confermarci anche di un bacio in privato, io molto volentieri fotografie e facciamo il nostro giornale. Sopravvissuti, Fausto Maria Sciarappa. Giusto? Mi confermate? In TV ho rubato la moglie al mio amico guanciale. Questo è di più TV. Come vedete, ai programmi aggiornati dal 22 al 28 ottobre, quindi direi che è spettacolare. La gente dice che bisogna girare tutto con computer, con i tablet, invece anche il cartaceo è sempre aggiornato. Abbiamo le date dei programmi dal 22 al 28 ottobre, mentre la settimana scorsa andavano fino al 21 ottobre. Quindi muto progresso che qui la carta ancora canta. Clamorosa decisione in Rai, è ufficiale, ritorna il commissario Montalbano. Clamorosa sembra quasi, come si può dire, avere una denominazione, essere un aggettivo più negativo. Grande fratello VIP, parla la ex di Bellavia, anche qui un'altra ex, siamo già a due, Marco è stato gravemente malato e nella casa non doveva entrare. Con tutte quelle ex direi che anch'io inizierei un attimo a stare male. Angela Lansbury, addio signore in giallo. E lo scrivono in giallo, da notare questa cosa. Giulia Stabile confessa, sono stato io a sedurre San Giovanni. Vabbè, i giudici, i magistrati terranno sicuramente conto della sua confessione in fase di processuale. Sorrisi e canzoni TV, programmi anche qui dal 22 al 28 ottobre. Secondo me, prima o dopo, ci scapperà la causa legale fra Di Più TV e Sorrisi e Canzoni, perché da quanto mi dicono riportano gli stessi programmi negli stessi orari, quindi occorre capire chi dei due, no? Sta copiando. L'ho detto, copiando. Non è emulazione, questo è proprio copiare. Mi dispiace, ma
quando è un reato, bisogna assolutamente denunciarli perché noi collaboriamo con le pubbliche autorità. Tucci che Vales, Renato Zero, Nino Frassica, Ilaria D'Amico, Brando con le Stelle, Amadeus e Morandi preparano Sanremo. Tutte queste persone, persino il cast di Tucci che Vales, direi interessante. Grande concorso, vinci subito con sorrisi. Finalmente, ah no, lo scopro a pagina 15, niente, continuo a illudermi facilmente, dovrei frenare questo mio entusiasmo, questa mia impulsività. Indomabili, piccare il piccone della macchina del tempo. Benissimo, quindi finalmente gli esperimenti sugli umani riprendono da questo punto di vista e, ah no, vi aspettiamo tutti al cinema a vedere il film La Stranezza, dove raccontiamo una bella storia ambientata nel primo Novecento. Bon bon, interessante, beh. E chiudiamo con Donna Moderna, un giornale avveniristico, un giornale che dice poco, in maniera concisa. Sulla copertina, tutto quello che serve è qui, tutto quello che serve a conquistarci. Curiosa, ottimista, dinamica, donna, moderna, un nome sempre più lungo. Salute, mai provato l'apiterapia? Mamma mia, io no, e sono curiosissimo. Educazione finanziaria, guida antinflazione per non restare al verde. E fa ridere, e infatti c'è una donna vestita di verde. Ecco, beauty si fa, non si fa, boh, non capisco questa. Moda, comfort naturale, pane, il re del riciclo. Speciale Green 100 startup, eroi, imprese che salveranno il mondo. Come vedete, ha sempre dei titoli ermetici, bisogna scavare un po' più a fondo per riuscire a comprendere quello che vogliono dirci. Benissimo, allora continuiamo la nostra trasmissione, siamo ormai in chiusura. Ci sarà una piccola novità al termine della lettura delle lettere, non del cuore, ma delle lettere che ci mandate, quelle più importanti, che però vi dirò più tardi. Intanto leggiamo la lettera. Caro Pier Giovanni, mi chiamo Sara. Ciao Sara. Rinnovo i complimenti per il vostro programma, perché non sono mai abbastanza. Sara, grazie, 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 grazie. Troppo letterale. Parafraso. Mille grazie, Sara. Ti scrivo questa missiva perché sono un po' preoccupata per mio marito. Oddio. Da anni ormai venera il demonio, lingue sconosciute. Parla lingue sconosciute e va ripetendo Pape Satan Aleppe ha già ucciso il gatto e l'altro ieri ha sequestrato per una mezza giornata la nostra vicina di casa, spogliandola e dipingendo le simboli arcani su tutto il corpo. Temo che possa fare di peggio. Come devo comportarmi? Allora, cara Sara, direi che il tuo caso è abbastanza delicato e quindi ci sta una risposta assolutamente cauta. Allora, cosa posso dirti? Prima di tutto è importante, alla faccia che noi della società non ce ne frega niente, come dicono i tuoi sporcaccioni all'inizio della trasmissione, di cui ho letto i commenti, è importante l'accettazione religiosa, la libertà di culto è fondamentale, è fondamento delle società, perché è fondamento della cultura di chi poi partecipa alla vita sociale, no? Quindi è importantissimo accettare, accettare, accettare la libertà religiosa di tuo marito. Non metterti in mezzo, non provare assolutamente ad interferire con. È come se tu andassi a messa e all'improvviso tuo marito ti dicesse non devi più andare a messa. E allora basta, non voglio più sentire. Questa cosa è assolutamente. Cioè, non si può fare. Poi un altro fattore importante è lasciare libero tuo marito, perché chiaramente, chiaramente il fatto che lui arrivi a venerare Satana è legato a un'intromissione esagerata tua nella vita di lui. Quindi quello che è importante è rispettare gli spazi, è fondamentale in tutti i rapporti d'amore. Quindi cara Sara, libertà di culto e rispetto degli spazi personali, così l'amore sicuramente prende una strada. Ok, benissimo.
Ultima rubrica e poi ci salutiamo, anche perché io, che sono la voce fuori dal coro, devo ritornare nel coro perché mi sono già, sto già mancando da troppo tempo. Allora, acquario, sì, che caso dico? Allora, la rubrica del giorno è un segno dell'oroscopo. Noi abbiamo diversi studiosi, noi amanti del gossip, abbiamo stretto una collaborazione con diversi astrologi laureati e riconosciuti, vincitori di premi, al pari quelle inezie dei Nobel. E praticamente ogni settimana questi carissimi, carissimi individui ci danno, come si può dire, dalla loro osservazione, dai loro studi approfonditissimi del cielo, delle stelle e dei pianeti, ci vanno praticamente a suggerire quello che è il segno zodiacale più importante della settimana. E allora il segno di questa settimana è Acquario. E abbiamo diviso, quattro aree, forza, debolezza, amore, lavoro, un po' gli influssi delle persone che ricadono inevitabilmente in questo segno zodiacale. Allora, come punti di forza ci dicono che per i nostri acquari o acquarini, se vi piace di più, i punti di forza sono pazienza, vigore e preveggenza, quindi direi che sono degli ottimi poteri settimanali da utilizzare. Punti di debolezza, purtroppo avrete perdita di peso, sono previsti questi, e raucedine. In amore diciamo altalenante in quanto immeritato, così ci scrivono. Mentre per quanto riguarda la sezione dedicata al lavoro, riportano, eccolo qui, lavoro, si è schiacciati dalla positività dei colleghi parvenu. Quindi direi tanto tanto in bocca al lupo, utilizzate tutti i vostri punti di forza, di debolezza, di amore, lavoro per riuscire a trascorrere una settimana sicuramente indimenticabile. E allora da Pier Giovanni Cavaliere, detto anche la voce fuori dal coro, io non posso far altro che dedicarvi una felicissima settimana, farvi tanti auguri, tante care cose a voi e famiglie. E ricordatevi, noi qui facciamo un lavoro serio. Non siamo assolutamente persone inventate, non siamo assolutamente quelli che vanno in giro milantando lavori che potrebbero, come si può dire, far avanzare il progresso sociale, tecnologico, scientifico. Quelle sono inezie. Noi ci occupiamo di gossip, che sono le cose veramente importanti, sono le cose che mandano avanti il mondo. Oltre alla fisica, oltre alla matematica, oltre all'ingegneria, la biologia, la chimica, la medicina e tutto quello che ci va dietro, c'è il gossip. Quello ha sempre guidato tutto. Quindi un augurio di buon Natale, buone feste dal vostro gentile Felice. Ciao a tutti.